Ballà a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro Mighty Mouse. Oggi siamo su Transport Fever 2. Allora, questo è un gioco che a me piace molto perché è molto simulativo, molto dettagliato, non affatto semplice e quindi farò una specie di gameplay barra tutorial ragazzi su questo gioco qua. Quindi giocheremo e nello stesso tempo vi insegnerò un po' per coloro che sono alle prime armi come giocare. Io direi di fare una bella partita libera, di iniziarlo, perché io l'avevo già cominciato in realtà, ragazzi, avevo già fatto un paio di gameplay, però l'avevo giocato moddato, visto che in moddato avevo messo alcune cose che cambiavano un po' troppo il gioco e lo rendevano forse un po' troppo semplice. Allora, noi qui possiamo creare tre tipologie di mappe. Mappa temperata, che vedete questa, possiamo scegliere la quantità di fiumi da mettere, i rilievi e la foresta. Poi possiamo fare il secco, che praticamente è un terreno desertico che io non l'ho mai provato, però siccome ci sono i vari canyon e le varie mesa, insomma, secondo me poi ci sarebbe molto terraforming da farci sopra e forse sarebbe troppo dispendioso, anche se magari potrebbe essere anche più affascinante. Oppure abbiamo il tropicale dove noi qua abbiamo diverse, la isola principale più tante altre isolette. Questo è molto premente per chi vuole sviluppare più che altro il commercio navale, ma anche questo non vorrei immaginarmi collegamenti tra una città e l'altra, che secondo me diventa abbastanza incasinato. Io direi di fare il temperato. L'acqua io cerco sempre di metterla al massimo, le foreste va bene più o meno così, i rilievi non ne voglio mettere troppi, però l'acqua io la vorrei un pochino, ecco, un pochino più che vada un pochino più da tutte le parti, che sia perché se poi comunque io voglio sviluppare un pochino anche di commercio navale. Sì, magari così potrebbe andare bene. Possiamo scegliere quattro dimensioni di mappa: small, medium, large e very large. Direi che large va bene. Qua la tipologia, la penso forma della mappa. Cosa cambia? Ah, no, 1 a 1. Va benissimo così. E qui possiamo scegliere quattro tipologie di densità della mappa. Io direi che in questa modalità qui noi abbiamo 16 città e 132 industrie. Io direi che potrebbe andare bene perché se noi le mettiamo al massimo abbiamo 21 città. Il problema è che poi queste città vanno mantenute, quindi noi partiamo con un budget di 5 milioni in prestito. Il problema è che se abbiamo un mantenimento troppo alto, continueremo ad andare in perdita e i soldi andranno via prima che noi riusciamo a coprire questa perdita. Quindi non vorrei esagerare. 21 città. Proviamo così, ragazzi. Secondo me è troppo. Al limite, se è troppo, torniamo indietro. Qui possiamo scegliere o le mod che non faremo, oppure i veicoli. Possiamo scegliere lo stile europeo, americano e asiatico. Direi di farlo americano. Possiamo partire dal 1850 al 2000. Noi partiamo dal 1850. Difficoltà easy, perché comunque questo ragazzo è un gioco complicato già di per sé. Eccoci qua, ragazzi, nella nostra bella mappettina con tutte le nostre belle città e le nostre belle fabbriche. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è guardare un po', dare un'occhiata un po' alle città. Ad esempio, questo è Allentown, ha 221 residenti, 218 negozi e 219 luoghi di lavoro. Per ora vedete che le destinazioni sta trasporto pubblico allo 0%. Questa è, diciamo, la crescita demografica. Il trasporto pubblico sta al 20% perché c'è un po' di persone che usano praticamente le carrozze con i cavalli, sono i residenti. Poi la città necessita, vedete, di attrezzi di mattoni, quindi gli andranno forniti con un trasporto
ferroviario o un trasporto merci o navale volendo, ma ancora le navi credo che abbiamo forse qualcosina ma non troppo. E poi qua abbiamo la qualità della vita e in stazioni, in traffico e in emissione. L'emissione va tenuto molto basso perché sennò vi leva la percentuale di crescita. Per il momento il target della popolazione, ovvero il numero di residenti che aumenterà o diminuirà se va rosso, è del 20% dovuto unicamente al trasporto privato. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo puntare alle città un pochino più grandi, ok? E cercare di guadagnare qualcosina ma soprattutto di farli crescere. Inizialmente la cosa più semplice e meno dispendiosa è inserire il trasporto pubblico nelle città. Per esempio, partiamo da questa bella città che è già abbastanza grossa per essere all'inizio. Noi possiamo scegliere se inserire il tram o l'autobus. Questa è la fermata principale ed è uguale per tutte e due, sia se volete inserire l'autobus o il tram, la mettiamo qui, tanto io solitamente metto sempre un sacco di fermate. Anche questa, vedete, è la solita. Ne mettiamo una qui, ne mettiamo una qui. Ovviamente hanno un costo, vedete, 1.200, quindi dovete dare un'occhiata. Abbiamo 5 milioni, però sono 5 milioni che sono imprestati dalla banca, quindi non sono nostri, li dobbiamo devolvere. Ok, io ho messo un po' di fermate, mettiamo anche una qua, ne ho messo un bel po', Poi qua noi possiamo mettere il deposito tram, se vogliamo inserirci il tram, oppure il deposito usato per i camion. Io per il momento, per l'autobus o i camion, io per il momento metto questo. Se avessimo messo il tram, ci serviva aggiungere il binario per, vedete, il binario per il tram su ogni strada, e questo ha un bel costo in più. L'unica differenza è che il tram nel gioco, secondo me, ha molto più sviluppo rispetto all'autobus. Magari adesso mettere il tram non conviene perché con il tram andrete in rosso per quanto riguarda il mantenimento, perché il tram ha 4 posti di capacità, quindi con, no, credo forse 5 ne ha in realtà. Quindi per andare in positivo il tram deve lavorare unicamente a pieno carico. Se nel tram ci montano due persone, lui fa scendere due persone, l'introito avviene quando il veicolo fa scendere le persone e praticamente andrà in rosso. Quindi per il momento è meglio inserirci le carrozze a cavallo, che è come se fosse l'autobus, e facciamo nuova linea perché dobbiamo dirgli anche dove andare. Noi la facciamo così, ok, e poi lui tornerà indietro e ripeterà tutto il percorso. Ok, noi scriviamo bus. Non mi ricordo il nome. Ok, quindi noi andiamo qua, mettiamo bus e scriviamo il nome della città, in modo tale che poi quando saranno tantissime linee diverse sappiamo a cosa si riferisce. Adesso, se tutto è giusto e mandiamo avanti il tempo, dovrebbero partire, eccoli qua, con diciamo l'autobus, che poi in realtà siamo nel 1850, quindi sono carrozze con due cavalli. Dovrebbe essere meno dispendioso come mantenimento e dovremmo guadagnare un pelino di più. È un po' meno efficiente, ragazzi, però insomma vedete che noi paghiamo il mantenimento anche di tutte le stazioncine qua, di tutte le fermate, paghiamo il mantenimento del deposito, paghiamo il mantenimento del veicolo,
e il mantenimento praticamente della città intera. Quindi loro partiranno in negativo e guadagneranno quando saranno a pieno carico. Questo succederà, diciamo, nel tempo, perché piano piano questa cosa delle fermate del tram prenderà sempre più piede, sarà sempre più utilizzato. Però noi se andiamo già qui, noi vedete abbiamo già un 10% in più. Poi più verrà usato e più questa percentuale aumenterà. Questo, diciamo, è un primo approccio per cominciare a fare, ad incrementare la popolazione delle città, che è la prima cosa che vi interessa, e poi con il tempo guadagnare un pelino di più. Poi i guadagni si fanno con altre cose, ragazzi. Io direi che questa cosa qui si dovrebbe fare un po' a tutte le città, anche se comunque è dispendioso, perché farla a tutte le città comunque vanno via. Noi abbiamo speso 200 mila dollari e abbiamo scelto, diciamo, la strada meno dispendiosa, che non è quella del tram, o altrimenti possiamo cominciarla a fare con le città un pochino più popolate. Anche Vancouver 196. Io qua vi faccio vedere il tram come si fa, così vedete tutte e due le opzioni. Andiamo qua, facciamo edifici, no, questo è treno. Allora, noi dobbiamo mettere la linea del tram su tutte le strade, che io lo metto su tutte, però ovviamente se in certe strade non volete far passare il tram, basta non metterci la fermata. Io ovviamente a questa non la metto perché non mi serve. E ok, poi volendo possiamo anche come dire unire le strade, però io questo non lo faccio perché comunque vedete che 25.000 è dispendioso. Di regola lo fa in automatico la città quando cresce, perché la crescita della città è automatica in base alla percentuale di crescita che noi gli forniamo, ok? Quindi poi lei crescerà degli edifici, se li fa da solo. Poi dobbiamo inserire il deposito. Il deposito lo metto sempre un pelino fuori. Poi mettiamo la stazione, la fermata, diciamo, principale. Quindi dobbiamo anche aggiungere il tram qui, se no non partono. E poi come praticamente per l'autobus, tutto per le carrozze a cavallo, diciamo, mettiamo una fermata qui. Questa non è valida come fermata. Poi io ne metto sempre un pelino di più che un pelino meno, preferisco. Ok, penso possa anche andare bene. Poi qui ne compriamo magari anche solamente un paio. Vedete, cavallo statunitense, 18 km orari, cavallo 2,0 kW, 2,0 capacità 5, quindi un posto in più. Tipologia di merce, vabbè, umano. Poi il tempo di durabilità, data di costruzione, peso e emissioni. Ne prendiamo un paio, facciamo nuova linea e nuova linea Vancouver. Quindi qui mettiamo tram Vancouver. Ok, cioè ho dato il nome al percorso, ma poi non l'ho fatto. Ok, adesso noi andiamo qua. Quindi ragazzi, state attenti perché queste cose succedono spesso. Da Vancouver, vediamo se adesso partono. Ok, eccoli qua, sono un po' più carini. Qui abbiamo già più l'idea del veicolo rispetto alla carrozza col cavallo, e hanno 5 posti, però questi sono un pochino diciamo più dispendiosi da mantenere. Quindi io questa la farei un po' a tutte le città, o almeno se non volete proprio spendere a quelle più grandi. E vedete che anche questa ha più 10, poi anche questa aumenterà, quindi più 10 di trasporto pubblico e più 10 di trasporto diciamo
privato, ok. Anche questi partono in rosso. Va bene, ragazzi, comunque il mio consiglio è quello di inserire il trasporto pubblico a tutte le città, tanto andrete in guadagno sicuramente. Quindi per il momento, per questo gameplay barra tutorial di Transport Fever 2 è tutto. La prossima volta ci occuperemo del trasporto merci e del trasporto ferroviario. Ciao a tutti!